Se dovessimo riassumere l'anno 2023 di Fortnite dal punto di vista della storyline, potremmo usare la parola problematico, se volessimo rimanere su un piano di pacatezza, oppure disastroso, se decidessimo di essere brutalmente onesti. Ci è voluto un Big Bang per permettere alla storia di Fortnite di ripartire in quarta, ma dopo tante stagioni di magra assoluta, personaggi buttati e temi sprecati, ammetto che ho in parte riacquisito la fiducia. Questa stagione sembra essere tantissima roba. Mi scuso anzitutto per il ritardo nella pubblicazione di questo video, ma in mezzo ad esso ci sono state tre nuove modalità su Fortnite e una febbre da cavallo per impedirmi di essere puntuale. Ma insomma, ci siamo. Ormai ho capito che la mia community sa aspettare e per questo vi ringrazio. A questo giro le premesse non saranno nemmeno troppe, considerando che abbiamo da poco fatto un video che riassume in maniera completa e dettagliata tutto il capitolo 4. Quindi daremo quel video per scontato e ci tufferemo a cannone per parlare direttamente dell'evento finale e di conseguenza della stagione 1, capitolo 5. Tutti pronti? Partiamo! A prescindere da quello che possiate pensare della stagione OG e dell'evento Big Bang, abbiamo già discusso e analizzato come queste ultime pieghe della storia di Fortnite siano state propedeutiche a un reset totale della sua storyline. Un anno disastroso, l'abbandono di Mustard e l'arrivo del suo successore Charlie Wen avevano messo la storyline in una situazione di confusione talmente grossa che risultava del tutto irrecuperabile. Serviva dunque un pretesto narrativo anche un po' forzato per permettere di versare una secchiata di vernice bianca sulla tela di una storia piuttosto pasticciata, per ricominciare tutto da capo, resettando e conservando, alla peggio, quanto di buono si è fatto in passato, ma in modo che fosse a discrezione totale degli sviluppatori stessi, che da oggi possono prendersi più libertà, decidendo di recuperare quello che vogliono e lasciando nel dimenticatoio ciò che è rimasto fin troppo ingarbugliato. Per tutto questo dobbiamo ringraziare l'evento Big Bang di Fortnite, una riproposizione quasi uno a uno dell'evento The End del 2019. In due parole, Sloan ha inviato Jones sull'isola del capitolo 1 tramite la macchina del tempo di Kado, per muovere una serie di pedine affinché il loro futuro potesse cambiare. Jones segue e la conseguenza di tutto questo è un nuovo buco nero, da cui però stavolta è seguito un gigantesco Big Bang che ha rimodellato per sempre il funzionamento del mondo di Fortnite. Abbandonate del tutto le vecchie concezioni che avevate sul loop, sull'unicità del punto zero, sui personaggi della lore e tutto il resto, perché da oggi, da questo istante, tutto è cambiato e potrebbe quindi risultare molto diverso da come lo ricordavamo. Anzitutto, l'evento Big Bang ci ha fatto notare come in maniera assolutamente non diversa dal passato il punto zero abbia riformato l'universo, stavolta però dando un ordine abbastanza preciso ai mondi o realtà che si sono venuti a creare. La materia si è disposta in maniera ordinata, organizzandosi in galassie tematiche accomunate da un fil rouge in grado di dare a tutto un senso. Questo è stato anche il modo più semplice per spiegare il nuovo arrivo delle modalità aggiuntive di Fortnite come Lego, Rocket Racing e Fortnite Festival, le nuove esperienze che da oggi faranno parte del pacchetto di attività offerte e che diventeranno colonne portanti del gioco, assieme alla Battle Royale, nell'arco del prossimo anno. La differenza fondamentale, ma ancora qui siamo solo nel mondo delle ipotesi, è che se una volta sapevamo per certo che l'isola di Fortnite Battle Royale fosse il cuore pulsante dell'omniverso, in quanto sede del punto zero, snodo di tutte le realtà, questa volta, beh, le regole del mondo che conosciamo potrebbero essere cambiate. Dalla schermata finale di Big Bang vediamo infatti come dei filamenti di punto zero pervadano i centri di ogni realtà, collegandole fra loro in modo armonioso ma senza lasciare intendere che vi sia di fatto una sede principale da cui tutto dipende, bensì è come se ognuno di questi mondi avesse la sua ragion d'essere in funzione del collegamento con gli altri. Se da un punto di vista simbolico questo è un invito degli sviluppatori a farci intendere che da oggi non dobbiamo più considerare la Battle Royale come il piatto principale di Fortnite, da cui tutto poi discende, dall'altro è più difficile darne un'interpretazione dal punto di vista della storyline. Si potrebbe supporre addirittura che il punto zero come entità non esista più, se non come filo che collega i vari mondi, in quanto la presenza del punto zero nell'isola, per quanto esso potrebbe essere come al solito ben nascosto nel sottosuolo, non è né garantita né confermata. Fatto sta che, a prescindere dal perché e come questa esista, un eco di quella che fu la Battle Royale c'è ancora nella forma di Helios, la nuova isola di Fortnite che ospita ancora la battaglia reale tra 100 giocatori diversi che conosciamo sin dal 2017.
Sebbene voglio mettere in chiaro che da oggi potrebbero essere cambiati addirittura i parametri di quelli che noi intendiamo per loop ed extra loop come regole cardine del mondo di Fortnite, smettiamo per il momento di interrogarci sui massimi sistemi, che tanto scopriremo nel corso delle prossime stagioni, e concentriamoci sulla situazione attuale, su questa nuova terra e sui suoi personaggi. Come prevedibile, la storia di Fortnite è stata cancellata e riscritta, ma tantissimi dei suoi topoi continuano ad esistere pur in forma diversa. Primo fra tutti, e da qui comincia la nostra storia, l'amicizia tra John Jones e il suo compare Bananita, che sembra essere sopravvissuta anche al più grande dei cataclismi. Ma come si lega tutto questo alle nuove vicende? Beh, Bananita è stato rapito e ora è compito di Jones ritrovarlo. Ma perché? Cerchiamo di rispondere capendo meglio le vicende di questo nuovo mondo che è andato a crearsi. In Helios abbiamo trovato una situazione già in essere ben definita prima dell'arrivo dei nostri protagonisti. Questa nuova isola dalle tinte fortemente europee, anche italiane, è occupata nei suoi centri nevralgici da una commissione di plutocrati esperti nel malaffare. Il gruppo è conosciuto con il nome di Società, nata da un progetto presentato per la prima volta da uno dei suoi attuali leader, Montague, davanti a una platea di aristocratici e uomini d'affari. Nota per tutti, in questo episodio non ci occuperemo della storia dei singoli membri della società se non a grandi linee, per cui per la storia dei suoi protagonisti in dettaglio dovrete aspettare il prossimo video. A tal proposito vi chiedo dunque di iscrivervi con la campanella per sapere quando uscirà e di supportare questo video con un like. Grazie a tutti! Mi raccomando, codice Relex nello shop, come queste brave persone che mi hanno mandato la loro shoppata col mio codice creatore. Se mi seguite su Insta e mi mandate la shoppata, verrete ringraziate anche voi nei prossimi video. Torniamo a noi. Scopo della società, composta principalmente da delinquenti arricchiti, è quella di corrompere attraverso il denaro e il potere tutto il tessuto sociale dell'isola, con l'obiettivo di prenderne via via il controllo totale. Il piano di Montague sembra essere andato a buon fine, giacché da quando noi siamo arrivati per la prima volta in questo mondo, già gran parte dei territori e delle posizioni strategiche erano di fatto intrappolate nella tela della società. Facciamo una panoramica di questi possedimenti. Partiamo dal Gran Ghiacciaio, hotel di lusso posseduto dal ladro dal ciuffo bianco, fino all'intero sistema ferroviario dell'isola controllato da Valeria e dai suoi subalterni presso la stazione di carico di rotaie rischiose. Portandoci più a sud, nei vitigni di Bacca Fluida, Nisha possiede la casa padronale che si occupa della produzione dei mosti presso le distese del duello, dove Bananita era stato tenuto in ostaggio per qualche tempo, riuscendo comunque a causare i classici problemi. Più a nord invece possiamo trovare la Tana Tracotante, posseduta da Oscar, un recente acquisto della società, e anche qui Bananita è stato tenuto per qualche tempo nelle stanze private della Tigre. Ultimo della lista, ed è bello che pur essendo in collaborazione gli si sia voluto dare un contesto, Peter Griffin. Piombato nel mondo di Fortnite dopo una seduta medica da Miaoscolo per ottenere un fisico migliore, è riuscito anche lui ad inserirsi nei ranghi della società prendendo un presidio sulla costa sud presso gli scalini spocchiosi. A tutto questo si aggiungono numerosissimi avamposti tenuti in pugno da sgherri minori di questi leader, ma che comunque occupano una parte considerevole del territorio totale. Davanti a una conquista a tappeto di questo tipo, i rimasugli dei cittadini onesti che non hanno voluto piegarsi alla corruzione si sono rifugiati in accampamenti di fortuna ai margini dell'isola o addirittura nel sottosuolo, organizzandosi in un fronte di resistenza chiamato Underground, proprio per sottolineare il sentimento di rivolta che si innesca dalla parte sottostante della cittadinanza, che la società, col suo monopolio di fatto, ha soppiantato. Da questa situazione che abbiamo spiegato si uniscono i destini dei nostri eroi, Hope e Jones, che ora sono legati da obiettivi in comune. Hope ha preso in mano le redini della rivolta per tentare di ribaltare l'establishment della società, mentre Jones è costretto a far di necessità virtù per tentare di recuperare il suo amico scomparso. Se però fino adesso questa spiegazione ci ha aiutato a comprendere le ragioni di Hope, oltre al tentativo di far cambiare strada alla sorella maggiore Valeria, rimane ancora opaca la ragione della sparizione di Bananita, su cui ci introduciamo alla fine di questo video. Per quanto Fortnite ci abbia abituato spesso a conseguenze di eventi piuttosto irragionevoli, questa stagione, come spero di avervi mostrato, ha una delle costruzioni più solide e sensate che abbiamo mai avuto su Fortnite. Chiariamolo immediatamente. Di per sé la società non ha nessun interesse particolare in Bananita, ma è di Jones che hanno bisogno.
Come mai? Sebbene non sia possibile distinguere un capo effettivo tra questi malviventi, è certo che il membro più di spicco della società sia Valeria, sia per la sua posizione strategica di controllo sulla ferrovia, che per l'alta propensione allo studio e la sua spiccata intelligenza. In particolare, Valeria è una donna affascinata dal potere derivato dalla conoscenza, e le sue ricerche l'hanno condotta alla comprensione di un tassello fondamentale. Jones, per quanto abbia voluto assumere le sembianze di un uomo qualsiasi, è di fatto uno dei pochi, se non l'unico, ad essere in possesso delle nozioni specifiche sull'origine di questo nuovo cosmo e del punto zero stesso. Proprio per questo, Valeria ha sollecitato il gruppo al rapimento di Bananita, in modo da far cadere Jones nella trappola e tentare di catturarlo per estrapolare queste informazioni cruciali. Le mie supposizioni sul perché Valeria abbia questi interessi si legano al potere degli amuleti e dei cristalli, ma come vi avevo promesso, di questo argomento parleremo la prossima volta. Sì, lo so, ora mi odierete fortemente, ma tenete duro perché ne vedremo veramente delle belle. Per ora posso solo ringraziarvi per essere arrivati fino a qui e spero che stiate anche voi apprezzando questa nuova trama di Fortnite. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Noi, ci vediamo alla seconda parte. Ciao ragazzi! Se non avete ancora lasciato like, siete delle brutte persone. Fatelo. Ciao!